Eccoci qua, benvenuti a Nerissimo, il programma che fa luce. Allora, di cosa vogliamo parlare oggi? Tranquilli, lo conosco benissimo il tema, la mia era solo una domanda retorica. Oggi parliamo di Italia. E allora spazio alla scheda che ci ha preparato Sussidiario. Vai, Sussi. Affacciata sul Mediterraneo, baciata dal sole, l'Italia ha la forma di uno stivale. Ed è forse per questo che, dagli de tacco e dagli de punta, si è fatta strada nel cuore di tutti. C'è chi la ama per le sue bellezze mozzafiato, chi per le sue doti artistiche, e chi ancora apprezza il calore e la simpatia del suo popolo. Cantata da illustri poeti, famosa per la moda e il design, l'Italia in tutto il mondo è simbolo di bellezza, ma anche di bontà. Si pensi al cuore dei carciofi romani, alla tenerezza della mozzarella campana, all'amabilità dei suoi vini. Sarà allora perché è sulla bocca di tutti che Conad l'ha scelta come ospite fissa in tutti i suoi supermercati? Grazie, Uligano. Come fai le schede tu, neanche il KGB. Ma ora andiamo a conoscere la nostra eccezionale ospite di oggi, la signora Italia. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Senta, si parla insistentemente di un affair che lei avrebbe con i supermercati Conad. È verità o si tratta soltanto di gossip? No, tutto vero. Io e i supermercati Conad ci frequentiamo da anni. E che tipo di relazione avete? Beh, possiamo dire che Conad è un mio grande fan. Da anni ha scelto di valorizzare i miei frutti e di sostenere la produzione italiana in tutti i suoi supermercati. Si spieghi meglio. Il 95% dell'ortofrutta che trovate nei supermercati Conad è mio. Italiani sono il latte, il pomodoro a marchio Conad e tutti i loro derivati. Anche molti vegetali in scatola Conad sono miei, sa? Per non parlare degli oltre 250 prodotti tipici regionali della linea Sapori e dintorni Conad, che non sono solo italiani, ma valorizzano la cultura enogastronomica italiana. Mi scusi se mi permetto, ma mi sembra molto una relazione a senso unico. Si sbaglia, sa? Ognuno degli oltre 3.000 supermercati Conad sparsi su tutto il territorio nazionale fa molto più che vendere cose. Vive la vita del territorio ed è per questo che sostiene le sue comunità e le economie locali. Perché? Perché se è vero che nessun uomo è un'isola, neanche un supermercato lo è. Detto da lei che di isola se ne intende. Ma in concreto, Conad come le dimostra il suo amore? Beh, una parte importante dei prodotti che vengono venduti nei supermercati Conad proviene da piccole e medie imprese italiane e questo fa sì che tanti imprenditori locali ogni giorno possano guardare al futuro. Sì, ho capito. Insomma, non passa lo straniero. Conad cerca sempre di privilegiare i prodotti italiani come dovere verso il proprio paese. E per venire incontro ai bisogni delle persone, alla produzione nazionale affianca quella estera, così come la piccola produzione d'azienda affianca quella della grande impresa. Ovviamente solo se gli standard qualitativi sono alti. Allora, se ho capito bene, mi pare che Conad ci tenga davvero tanto a promuovere le imprese agricole italiane, ma anche tutte quelle imprese che, trasformando le materie prime in cibo di qualità, contribuiscono a promuovere le tradizioni italiane. Promuovere le tradizioni e le imprese italiane per Conad è un'attitudine. Potrebbe farlo anche lei, sa? Lo crede davvero? Ma certo. Sostenibilità vuol dire innanzitutto agire con responsabilità, perché se la comunità intorno a noi prospera, è un vantaggio per tutti, non crede? Certo, lei ha sempre ragione. E quindi prima che l'Italia si desti, noi andiamo a chiudere. Vai pure con la sigla, Salmoriglio.